Non mi sembra vero di essere qua a registrare finalmente sto top e flop. E vai! Iniziamo. Oggi domenica 16 giugno, bentornati a tutti sul canale, innanzitutto. Oggi domenica 16 giugno e ancora una volta registro in un giorno per me abbastanza inusuale. Questa mattina ho lavorato, infatti si vede dal fatto che sono ancora truccata. E ho fatto un turno abbastanza corto e quindi ho deciso di dedicare una parte della mia domenica al relax. Per me relax vuol dire stare qua a chiacchierare con voi. Allora, finalmente dopo tanto tempo riesco a registrarvi questo video dei miei top e flop del periodo. Alcuni sono prodotti che sto usando da un po' di tempo, quindi da qualche mese, per cui sono sicura di promuovere o bocciare. Altri sono prodotti che sto usando da poco e quindi vi dirò insomma quali sono sostanzialmente le prime impressioni su questi prodotti. Sono abbastanza stanca, devo dire la verità, perché stamattina ho lavorato, ma c'è stato un afflusso di clienti, scusatemi, pari a Natale. E quindi sono abbastanza stanca, sono abbastanza assetata perché fa caldo, infatti ogni tanto berrò la mia aloe. E niente, però non perdiamo troppo tempo perché ho un bel po' di cose da farvi vedere. Allora, visto che ho nominato l'aloe, iniziamo subito da lei. Allora, prodotto top di questo periodo, in realtà lo sto già bevendo da un pochino, infatti non so se si riesce a vedere, sono arrivata qui, è questo integratore della MAT, questa aloe vera, puro succo con polpa, depurativo, senza aggiunta di acqua, quindi questa è proprio aloe pura al 100%, è appunto un integratore drenante che io mi metto nella mia caraffa d'acqua appunto per aiutarmi a bere. Oltre a essere appunto un aiuto, uno stimolo per riuscire a bere di più, sapete che il mio rapporto con l'acqua, con l'idratarmi, insomma, è un po' un rapporto di amore e odio, comunque in questa stagione anche facilitato dal caldo. E questa aloe mi sta piacendo tantissimo, non è aromatizzata, non ha nessun gusto particolare, sa soltanto di aloe, e aloe allo stato puro, riesco anche a farmi a vedere, credo, nella caraffa vedete, sono 50 ml, che sono 2 misurini e mezzo, che vanno bevuti puri oppure io come faccio io vanno messi nell'acqua, e come vedete il liquido rimane un po' opaco, qua non si vedrà, però ci sono anche i pezzettini di polpa nell'aloe. Oltre a dare un buon sapore all'acqua, perlomeno un sapore che a me piace abbastanza, poi la cosa come al solito è sempre soggettiva, l'aloe mi aiuta molto anche a tenere insomma un po', diciamo, in ordine lo stomaco, ha un'azione detossinante. Comunque in questo periodo che sono particolarmente stanca, anche lo stomaco un po' sottosopra mi va comunque a dare un po' di sollievo, un po' di beneficio anche allo stomaco. Quindi questa nello specifico di MAT mi è piaciuta tanto, quando l'ho finita andrò a ricomprare questo oppure ne proverò una di un'altra marca. Allora, altro prodotto top, però ve lo promuovo con riserva perché lo sto usando da troppo poco tempo, da troppi pochi giorni, è questa crema solare SPF 50 di Caudalie. Crema solare viso antirughe, protezione antietà e idratazione. Allora, voi sapete che io. Questo non è un rapporto d'amore e odio, è solo un rapporto d'amore con il solari. Sapete che io ci tengo molto, sono molto insistente sempre sull'argomento solari, ma oggi non vi impezzerò con nessuno dei miei pipponi. Ho iniziato da pochi giorni questa crema di Caudalie, specifica per il viso, perché ho finito quella che stavo usando di Bottega Verde, che non mi è piaciuta per niente, ma la vedrete poi nei prodotti finiti del mese. Per i pochi giorni
che la sto usando mi sta piacendo un sacco. Allora, il profumo che ha questa crema non ricorda assolutamente le creme solari, è a base di acqua di uva, se non mi ricordo male. Vediamo se riesco a leggere qualcosa. Sì, un complesso antiossidante di polifenoli di vinaccioli d'uva, esattamente sì, e sono al secondo posto dell'INCI dopo l'acqua, esattamente. Infatti non ha l'odore caratteristico che può essere quello del cocco, del monoi e così via d'estate, delle creme solari. Questa ha una profumazione tutta particolare, tutta sua, che appunto ricorda molto questa acqua di uva. A me non dispiace, non è una profumazione che mi dispiace, perché sapete che io ho un rapporto un po' così con le profumazioni troppo forti a causa dei miei mal di testa, quindi questa non mi dà nemmeno fastidio averla sul viso, e soprattutto non è una crema invasiva sul viso. Non posso dirvi che è a tocco secco, non è esattamente a tocco secco, però voi come vedete io mi sono anche truccata poi sopra la crema, anche se non sono truccata tantissimo oggi, ho solo un fondo minerale e un pochettino di terra al posto del blush, quindi non dà nessun problema, non crea nessun problema sotto al make-up. Sì, bisogna essere un pochettino veloci nella stesura, perché se si va poi a lavorare a spalmare troppo, come molte creme solari, va a fare i pallini, però insomma non mi ha dato problemi particolari. Questa l'ho presa in offerta nella mia farmacia, scontata al 30%, l'ho pagata 16 euro al posto di 23 e moneta, insomma una cosa del genere. Devo dire che fino adesso mi sta piacendo tanto. Sì, sicuramente costa un po' di più rispetto forse alla media dei solari viso, però appunto per il viso non vado, diciamo, in questo senso a spese, perché appunto non voglio andare incontro a macchie, rughe, insomma sapete come la penso, quindi assolutamente top e promossa. Altro prodotto top, che è un po' un prodotto ripescato, non è nulla di nuovo, questo rossetto, è il rossetto che indosso anche adesso mentre registro il video, è questo rossetto di Maybelline, di quelli che erano marchiati, insomma, da Kate Moss. Allora, questo nello specifico è la colorazione numero 3 e vedete che è questo bellissimo nude. In realtà mi ero dimenticata dell'esistenza di questo rossetto, si vede che ne ho pochi. E mi è venuto sotto mano, l'ho rimesso e mi sono ricordata che appena era uscito, era uno dei miei rossetti preferiti e quindi l'ho ripescato con piacere. Il colore è questo qua, non vi faccio lo swatch sulla mano, tanto lo vedete sulle labbra. È un colore portabilissimo, un po' con tutti i make-up, cioè questo è portabile tutti i giorni, portabile con un trucco occhi più importante, che quindi va insomma un po' a smorzare, a bilanciare insomma i colori sul viso, e mi piace un sacco. Appunto, come vi dicevo, colorazione numero 3, questo si trova anche nella grande distribuzione, mi sembra che costa sui 7 euro, però ogni tanto va anche in promo, lo trovate tra i 4 e i 5 euro. Allora, partiamo dai con un bel flop, floppissimo. Allora, questo detergente viso di Humankind, che avevo acquistato un po' di tempo fa su Ecoverde, e siccome sono andata un po' ad intaccare le mie scorte, altrimenti la situazione diventa davvero critica, ho deciso appunto di andare a ripescare lui. Questo è in vendita con il suo pannetto, quindi quando lo acquistate trovate insieme i famosi pannetti, che vanno bene sia per asciugare il viso che da bagnati per rimuovere il trucco. Se i pannetti sono veramente qualcosa di eccezionale, lo stesso non si può dire, almeno per quanto mi riguarda, per il detergente. Allora, ve lo faccio vedere, tanto mi sono portata qua le salviettine, quindi poi allora, mi posso pulire. Allora, la consistenza è questa qua, è una consistenza in crema, così credo che lo vedete bene. Sì, il profumo è leggermente mentolato,
E appunto il fatto che sia mentolato è quello che dà fastidio, non tanto il viso, ma agli occhi. Vabbè, utilizzarlo sugli occhi è praticamente impossibile perché vi andrebbe a bruciare gli occhi. E comunque, anche se io non ho gli occhi particolarmente sensibili, quando vado a lavarmi il viso e arrivo comunque nella zona circostante agli occhi, inizia comunque a darmi fastidio, e quindi non riesco a utilizzarlo. Oltretutto, nei primi utilizzi ne aveva anche provocato qualche ponfetto, insomma una sorta di blanda reazione sul viso, ma nulla di che. Dopo qualche utilizzo era comunque scomparsa, però non posso utilizzarlo perché comunque mi dà fastidio anche utilizzarlo quelle volte alla settimana, quelle 2 o 3 volte alla settimana in cui mi trucco come detergente soltanto per struccarmi, non ne vale neanche la pena. Quindi sì, se vi piace proprio detergervi, andare a lavarvi la faccia con questi detergenti che sono in crema, che quindi non fanno nessunissima schiuma, né con la spugnetta, né con il foreo, né con il clarisonico. Scusatemi ragazze, ma sono veramente stanca, iniziano anche a bruciarmi parecchio gli occhi, ho proprio anche bisogno di struccarmi. No, per me è un flop, quindi no, questo lo darò, lo regalerò a qualcuno, insomma, da finire, magari a mio fratello, a mio marito, adesso vediamo. A me non è piaciuto. Mi sta invece piacendo un sacco questa mousse detergente per il viso che avrete visto in tutti i luoghi, in tutti i laghi, perché finalmente Nao Bay è approdato da Tigotà ed appunto questa spuma detossinante, spuma mousse detox anti-pollution di Nao Bay, certificata EcoCert. Allora, al di là della profumazione che è delicatissima ed è buonissima, questa è a base di tè verde, limone, zenzero e aloe vera. Quindi sì, effettivamente la profumazione rimane un mix molto piacevole di tutti questi ingredienti, insomma, di tutti questi attivi. La mia pelle nell'ultimo periodo ha avuto bisogno di andare a detergere. Detergersi, scusate intanto anche se ogni tanto mi sposto, come vedete sono ritornata a una delle mie postazioni originarie perché oggi non sono sola. E sì, dicevo, la mia pelle nell'ultimo periodo ha avuto bisogno, soprattutto dopo l'utilizzo di questa che le ha dato un po' fastidio, di qualche prodotto, sì, che l'andasse a pulire, a purificare, ma non aggressivo, e quindi ho trovato la soluzione perfetta nell'utilizzo di questa mousse, che utilizzo solitamente la mattina. La sera utilizzavo il detergente che vedrete poi nei prodotti finiti e assolutamente la amo, l'adoro, è delicatissima, non brucia gli occhi, anche questa va a rimuovere bene gli ultimi residui di trucco, ovviamente dopo la vostra solita azione di struccaggio. E buona promossa, pagata 4,99 euro. Come vi avevo già detto, ma lo saprete già, ora questa è reperibile da Tigotà, e quindi insomma invito tutte, soprattutto in questo periodo insomma di caldo, di primi caldi, è molto fresca sul viso, appunto molto piacevole da utilizzare. Altro prodotto top che avete visto nel video sui miei acquisti naturali del mese passato, e quindi sì, lo sto usando già da un po', non ne manca tantissimo, ma perché basta proprio poco prodotto, è questa acqua micellare detergente anti-inquinamento più detox di Yves Rocher per viso e occhi. Quindi stiamo parlando sì di un detergente, ma questo è più che altro uno struccante. Vi avevo già parlato della sua consistenza, che è un po' più densa rispetto all'acqua e non è liquida, come, non è liquido, insomma, come la solita acqua micellare, appunto, della linea Lisière Jeunesse, che ha degli ingredienti tutto sommato abbastanza buoni, è un incio accettabile. Questo struccante, al di là che è un profumo buonissimo e delicatissimo, che
È quasi prettamente a base di aloe, se non mi ricordo male. Guardate che bel peg che ha qua all'inizio, esatto. Sì, no, l'inci non è un granché effettivamente, ma io gli sento un retrogusto di violetta. Non so come mai, che mi piace tantissimo perché è veramente delicato. E questa messa sul dischetto di cotone è una bomba perché vi strucca benissimo il viso e quindi vi lascia veramente pochi pochi residui quando poi vi andate a lavare la faccia. Non l'ho mai provata sugli occhi, come vi avevo già detto, perché ho paura che bruci, e comunque io sugli occhi uso sempre il bifasico. Anche questa qua ve la consiglio sempre con la solita cartolina, se siete insomma iscritte, se siete diciamo abbonate alla cartolina. Non mi ricordo quanto l'avevo pagata perché avevo usufruito dello sconto, ma mi sta piacendo veramente tanto. Mi sta piacendo tantissimo, e anche questo ve l'avevo mostrato nei miei acquisti naturali, questo shampoo di Equilibria al carbone attivo, anche lui detossinante, 20% di aloe vera, anche lui senza parabeni, SLS e schifezzuole varie, appunto a base di aloe e carbone attivo, succo di limone, altri tensioattivi vegetali e glicerina, percute e capelli impuri. Non sto a parlarvi ancora dei miei capelli che si sono rivelati grassi da quando, cioè sono ritornati grassi da quando non ho più la decolorazione, e quindi avevo bisogno di uno shampoo che mi andasse a pulire bene non solo la zona qua della radice, ma un po' i capelli su tutta la lunghezza. Promosso, mi è piaciuto tantissimo, preso all'Estée Lunga sul volantino bellezza, ve ne avevo già parlato, profumo buonissimo di mela verde, ve l'avevo già detto, anche se la mela non ce l'ha. Questo è tutto nero, cioè proprio denso e di colore nero. Vi lascia la cute pulita, rinfrescata, vi pulisce bene i capelli sulla lunghezza. Allora, io sono a 2 giorni dal lavaggio, li ho lavati venerdì pomeriggio, oggi siamo a domenica pomeriggio. Questi sono i miei capelli, sono soddisfatta perché sono ancora belli puliti, nonostante io sia stata a lavoro, quindi un po' me li tocco, un po' me li strapazzo. Non avevo nemmeno usato il balsamo, quindi sono rimasti morbidi e disciplinati. Buono, buonissimo per il prezzo che ha, veramente questo poi lo reperite nella grande distribuzione, veramente un prodotto, uno shampoo top. Non posso invece dire la stessa cosa di questo shampoo, che è un mega floppone, per il quale invece avevo molte aspettative. Parentesi bio, shampoo per cute e grassa all'ortica e bardana, confezioncina, meno male che ho preso la piccola da 100 ml, su cui appunto avevo moltissime aspettative. Solito discorso della cute grassa, ricerca di uno shampoo biologico, di uno shampoo comunque con un buon inci, per andare a pulirmi bene la cute e i capelli. No, per me questo shampoo è no, mi ritrovo i capelli sì apparentemente puliti quando li lavo, ma neanche più di tanto. Il giorno dopo sono già lì per non dire no, il giorno dopo ancora fanno schifo. Mi dispiace perché su questo profumo buonissimo, anche qua un profumo fresco, limonato, anche su questo appunto puntavo molto, ne ho sentito parlare bene, il brand è pubblicizzato e tutto quanto, però se tutti i prodotti di Parentesi Bio sono così, e credo e spero di no, anche no. Quindi per me questo è un mega flop. Poi, altro prodotto top, finalmente mi vedete una crema corpo. Io sono una pigrona, mentre sono proprio una macchina da guerra per la skincare, per il corpo, insomma, sono una pigrona, ma sto insomma cercando di recuperare. Questa crema corpo ricca all'olivello spinoso di Bioficina Toscana, certificata AIAB, in questa bellissima confezione. Guardate anche che bel packaging che ha, da 150 grammi di prodotto. Ve la faccio vedere. Allora, questa crema, che è così, è
Non è particolarmente burrosa, è densa, ma non è burrosa e si assorbe abbastanza bene nonostante il caldo. Profumo celestiale, ha veramente un qualcosa di fantabolante. Credo che sia l'olivello spinoso che abbia questo profumo. La crema leggo che contiene anche olio di girasole ed estratti ad azione lenitiva e tonificante, adatto a pelli secche e mature, chi vuole un'idratazione profonda. Confermo assolutamente sì. Questa crema l'ho scoperta grazie a Caterina. Insomma, sono contenta, le avevo chiesto un consulto anche sulla profumazione perché io ho sempre il problema delle profumazioni troppo strong. Questa, pur essendo dolcina, è veramente piacevole. Non vi so descrivere il profumo, ha un qualcosa di pescato, di albicocca, ma non è esattamente quello l'aroma. Buonissima, pensate anche per le pigre, talmente profumata che è un piacere mettersela, super promossa. Dai, vi faccio vedere il mega flop dei flop dei flop di tutti i tempi. Rullo di tamburi. Chi mi segue su Instagram già lo sa, per gli altri preparatevi un colpo. Il mio super mega flop del periodo di sempre è il famosissimo mascara di Puro Bio, il Double Dream. Allora, per me no, cioè per me è un super mega flop, ma di quelli epici, perché questo mascara che oggi non indosso perché metto il meno, cioè in qualche modo lo dovrò finire, ma lo sto utilizzando veramente malvolentieri. Assolutamente non è all'altezza né di quello che costa né della pubblicità della campagna massiva di pubblicità che è stata fatta. Allora, primo problema. Innanzitutto vi faccio subito vedere lo scovolino di questo mascara che è fatto così. Adesso qua purtroppo non rende l'idea, ma vi assicuro che è uno scovolino ciccionissimo. Non ho vicino a me un altro mascara per farvi il paragone. È praticamente impossibile truccarvi con questo scovolino senza sporcarvi, quindi io ogni volta che mi trucco mi ritrovo poi a dover prendere o un cotton fioco, un angolino di una salviettina o qualcosa del genere e ripulirmi la palpebra mobile perché assolutamente sporca sempre e sistematicamente. Quindi ha uno scovolino con delle setole pungenti, ma appunto è troppo grosso e troppo invadente. Quindi problema numero uno. Problema numero due, si scioglie con il nulla. Essendo così grande, è molto facile quindi ficcarvelo nell'occhio e farlo lacrimare. Io avevo messo una stories su Instagram e mi erano arrivati una marea di messaggi in direct, quando avevo fatto vedere l'applicazione di questo mascara, perché anche voi avevate visto che come mi era andato a colare e immediatamente si era sciolto, quindi avevo già tutta la base trucco fatta, il mascara si è sciolto con le lacrime provocate da lui stesso, niente, viso tutto sporco, brucia quando se siete delle piagnone non utilizzate questo mascara perché se piangete, se vi commuovete, brucia, oltre a sciogliersi, brucia da morire quando si scioglie, no. Per me no, io mi stupisco del fatto che tutte ne parlano bene, tutte o la maggior parte, forse sono ragazze che lo hanno ricevuto, io non l'ho ricevuto, l'ho comprato di tasca mia e assolutamente a un prezzo spropositato per il prodotto che è. Investo questi soldi per un mascara, però per un mascara performante, non per un mascara di questo tipo. Quindi, secondo me, Puro Bio con questo prodotto ha proprio toppato in pieno. So che l'ha pubblicizzato tantissimo anche Clio, però vabbè, sicuramente lei lo riceve insieme a tutti i milioni di prodotti che riceve. Però no, io sono nota per la mia sincerità nel bene e nel male. Questo mascara è un mega super flop. Allora, prodotto top che mi sta piacendo un sacco, la spedizione Volantino Bellezza all'Estelunga è stata veramente foriera di soddisfazioni.
è questo Aqua Slimmer anticellulite sotto la doccia di Venus, quindi sempre un prodotto da grande distribuzione, un bel tubone da 300 ml. Che come dice lo stesso claim, è un anticellulite da utilizzare sotto la doccia. Riduce le adiposità, drena i liquidi, le lega la pelle. Allora, io adesso non so, non vi posso dire se effettivamente vada a ridurre le adiposità e vada a svolgere un'azione drenante, perché parliamo pur sempre di un prodotto che rimane poco tempo sulle gambe. Vi spiego come va utilizzato: vi fate la doccia con l'acqua calda, chiudete l'acqua, prendete una buona quantità di questo prodotto, ve lo massaggiate sulle zone interessate. Io lo utilizzo sulle cosce, sui glutei. Fate un bel massaggio, l'assorbimento è decisamente rapido. Il prodotto è fatto così: è una cremina. Non so se si vedono al suo interno perché non mi mette a fuoco. Vabbè, contiene al suo interno tanti granulini di colore azzurro. La profumazione è abbastanza forte, è mentolata, ma ha un sottofondo di zenzero. Sì, sicuramente zenzero perché contiene sali marini, alghe atlantiche, caffè verde, olio essenziale di zenzero. E appunto, una volta che lo avete massaggiato, riaprite l'acqua fredda, però, acqua bella fredda, infatti assolutamente è un prodotto super estivo, e vi andate a risciacquare i granellini, insomma, i residui di prodotto. È una goduria adesso che fa caldo, perché altrimenti nessuna di noi credo che andrebbe a buttare le gambe sotto il getto dell'acqua fredda, nonostante il caldo. Quindi il fatto che si utilizzi questo fa sì che poi si sia costrette a risciacquarsi con l'acqua fredda. Ho le mani un pochettino bagnate perché l'ho preso dalla doccia. Buonissimo, come vi dicevo, io non so se effettivamente vada poi a svolgere un'azione anticellulite, però il solo fatto che vi costringe a fare un massaggio, anche se per pochi minuti, e che poi è quello determinante per combattere la cellulite, perché la cellulite è causata comunque da un deficit del microcircolo. Quindi solo il fatto che vi costringa a fare un breve massaggio sulle gambe, sui glutei, e poi la reazione opposta, prima acqua calda, poi acqua fredda, quindi questo shock termico a cui sono sottoposte le zone, le parti interessate, sicuramente vi fa trarre un beneficio. A me sta piacendo un sacco perché quando finisco la doccia mi lascio ovviamente questa sensazione di benessere e di freschezza. Trovo la pelle più liscia, più compatta. I buchetti della cellulite ovviamente sono sempre lì, non sarà risolutivo della mia cellulite da solo, ma appunto come coadiuvante è assolutamente ottimo. Altro prodotto che sto utilizzando sotto la doccia che mi piace un sacco è questa mousse doccia di Dove con olio di Açaí, morbidezza 24 ore, nutrimento profondo. È un prodotto in mousse, è una mousse molto compatta, molto pannosa. Mi piace tantissimo questa profumazione che è dolcina, vagamente mirtillosa, a metà tra il mirtillo e lo zucchero a velo, ma senza essere nauseante. Buono, non vi posso dire che vi dia il top dell'idratazione, ma è una coccola sotto la doccia perché dà una bella sensazione morbidosa, quella appunto di lavarsi, insomma di massaggiarsi con un prodotto di questo tipo. Io non l'ho ancora utilizzato in questo modo, ma se avete l'abitudine di radervi sotto la doccia, questo va bene anche per la rasatura. Lo proverò sicuramente sotto le ascelle. Io di solito sulle gambe faccio la ceretta. Comunque è buono anche questo qua. Ogni tanto lo trovate in offerta al supermercato, nei vari Tigotà e compagnia. Prodotto top che mi sta piacendo un sacco è questo siero della giovinezza linea Venere Frensi Bio Couture,
che avevo acquistato quasi un anno fa in una box estiva, che quindi ho assolutamente messo in uso prima che poi andasse a deperire. È un siero viso leggerissimo che in questo periodo sto utilizzando da solo, senza poi utilizzare la crema idratante. Perché vado poi a mettere immediatamente la protezione solare, non voglio appesantire troppo, crearmi troppa lucidità sul viso e mi sta piacendo un sacco. Può sembrare, può avere, forse ce l'ha, una composizione bifasica perché contiene anche degli oli al suo interno, ma assolutamente è un prodotto veramente leggero. Allora, contiene l'acqua, l'acido ialuronico, l'aloe, poi la glicerina, argania spinosa, olio di macadamia, estratto di calendula, aloe, camelia, estratto di centella, tocoferolo, acido ascorbico, quindi la vitamina C, l'olio di rosmarino, insomma, è veramente un pool di attivi molto ben bilanciati, molto ben miscelati e mi sta piacendo un sacco. Come vi dicevo, la mattina lo utilizzo da solo sotto la protezione solare, la sera lo utilizzo prima della crema notte, si assorbe subito nonostante la presenza di tutti questi oli, non appesantisce la pelle, vi lascia un bell'effetto compatto, levigato. Come vi avevo già detto, per quanto riguarda un altro prodotto che era la pasta all'acqua di questa linea, è stata una vera scoperta questo marchio. Faccio ancora tanti complimenti a Francesca per i suoi prodotti. Questo qui, una volta che avrò terminato un po' di scorte, posso pensare di andarlo a ricomprare perché per me è un siero veramente, veramente top. Allora, poi anche di questo credo di avervi già parlato in un video sugli acquisti naturali. Alga Detox, attivatore di bellezza con alga e olio di camelia di L'Erbolario. Allora, anche questo è un prodotto che ho scoperto, insomma, attraverso YouTube, attraverso varie recensioni. È un attivatore di bellezza, un olio di bellezza che va utilizzato la sera, miscelato, alla crema notte. Ne vanno giusto un paio di goccine, è un olio molto leggero. Sapete che io non ho mai avuto un rapporto fantastico con gli oli per il viso, ma questo, assolutamente lo tollero benissimo. Lo miscelo alla mia crema notte, che in questo momento è quella fantavolante di Madara. Da quando lo uso, la mia pelle la mattina è più bella, più compatta e soprattutto più luminosa, un vero e proprio attivatore di bellezza di nome di fatto, è proprio un prodotto top. E infine chiudo con il botto con un altro prodotto top che poi andrete a vedere anche nel video dei prodotti finiti. Questo siero alla vitamina C di Bjork & Berries. Appunto, siero alla vitamina C e acido ialuronico che ho conosciuto attraverso la box autunnale di Vanity Space. Profumo fantastico, cioè questo è qualcosa di fantavolante, non vi so dire di che cosa sia, ma è veramente delicatissimo e buonissimo. Una confezione da 30 ml di vetro con la pipettina, con la pompetta. Promosso, super top, super promosso, leggerissimo, si assorbe in un nanosecondo, vi lascia la pelle luminosa, quindi per gli amanti della vitamina C, dei prodotti con la vitamina C, pelle luminosa, antiossidante per eccellenza. Questo è un investimento, perché questo siero io al di là che l'ho trovato nella box, quindi ho avuto questa fortuna. È un prodotto costoso, ma è una vera vera coccola, quindi andate a vedere anche gli altri prodotti di questo marchio perché sono veramente questo siero, dicevo, scusatemi per l'interruzione, mi è piaciuto tanto e sicuramente è da tenere in considerazione se vi piace appunto fare una skincare a base di vitamina C. Allora,
Non ci posso credere, ce l'ho fatta registrare questo video. Ho qualche piccolo progetto in mente per il canale per cercare di mantenerlo il più possibile attivo anche durante l'estate, però non so ancora se sarà concretamente realizzabile. Vedremo appunto se sarà possibile. Voi mi raccomando, continuate a seguirmi. Ringrazio ancora tutti i nuovi iscritti e nuove iscritte. Mi fa molto piacere che siate qua. Chi sta guardando questo video e non è iscritto, mi farebbe un grande regalo se si iscrivesse. Quindi cliccate iscrivi perché veramente vedo che piano piano stiamo crescendo e io ne sono molto felice. Io vado a fare le mie faccende domenicali, credo che mi dedicherò ai prodotti oggi e andrò un po' a sistemare le scorte, insomma, a vedere quello che ho e a ritirare un po' di cosine che ho in giro. Ho parlato anche troppo, grazie per essere stati con me, e se vi va, ci vediamo alla prossima. Un grosso bacio e buona domenica. Ciao!